Bentrovati amici su Maria Vision, siamo ancora in diretta qui da Assisi, dalla cattedrale di San Rufino. Fra qualche minuto, fra pochi minuti, avrà inizio la veglia pasquale e successivamente la Santa Messa di Pasqua. Quest'anno, per ovvie ragioni, per motivi sanitari, come ben sapete, tutto è anticipato. E tutto è cambiato proprio a causa del virus che ha condizionato tantissime cose. Ma siamo qui a pregare e siamo qui a vivere questa nottata speciale. Questa è la notte della risurrezione di Cristo. E siamo qui questa notte non a piangere. Abbiamo riflettuto abbastanza in questi giorni la passione, quello che è stato la morte, la persecuzione di Cristo, che si è donato, volutamente donato, e non si è tirato indietro agli insulti, agli sputi e all'odio del mondo, perché il passaggio era quello della croce. Questa notte, come detto, è il motivo per il quale noi cristiani festeggiamo e viviamo la gioia, perché la gioia del risorto. Gesù vince la morte. Questa è la notte che fa tremare l'inferno, perché Gesù vince definitivamente anche la morte. Cristo risorto è la strada aperta. Non c'è più il passato. Ma è ora, è il futuro. Il Signore congiunge tutti i tempi. Cancella il peccato originale e con la sua offerta, il Signore, con la sua risurrezione, il suo sangue versato e poi la risurrezione, il Signore ci apre alla vita eterna. Questa è la notte di veglia in onore del Signore. Secondo l'ammonizione del Vangelo, portando in mano la lampada accesa, assomigliamo a coloro che attendono il Signore al suo ritorno, in modo che quando Egli verrà ci trovi vigilanti e ci faccia sedere alla sua mensa nella Pasqua eterna. Questa notte è più chiara del giorno e più luminosa del sole. È più candida della neve, più illuminante delle nostre fiaccole, più soave del paradiso. Questa notte non conosce tenebre, essa allontana il sonno e ci fa vegliare con gli angeli. Questa notte è terrore dei demoni, notte pasquale, attesa per un anno, notte nunziale della Chiesa che dà la vita a tutti noi e rende innocuo il demonio intorpidito. Accogliamo il Vescovo che presiede questa assemblea e disponiamoci a entrare con tutto l'impegno e la gioia del cuore in questa veglia, che è la celebrazione della risurrezione, la più solenne di tutto l'anno liturgico.
buio che rappresenta in questo momento, il momento in cui ancora Gesù è nella tomba, ma la sua risurrezione porta la luce che poi si accenderà ovunque. Comunicato alla fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno per Cristo nostro Signore. Cristo, ieri e oggi, principio e fine, alfa e omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. La luce di Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito.
Cristo, luce del mondo, venite, adoriamo. Cristo, luce del mondo. Cristo, luce del mondo. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gioia saluti, il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
tuo, Signore. E questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, ed al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero agnello e con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, i nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Oh, immensità del tuo amore per noi. Oh, inestimabile segno di bontà per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male,
lava le colpe, restituisce la vita ai peccatori, la gioia agli afflitti. Oh, notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cielo offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Alga te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso, la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo figlio, è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena, e vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con un cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio, nostro Padre, porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata con la Pasqua. Spegniamo pure le candele. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu.
Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera, fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E ciò avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra,
e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione, nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impatterà delle città dei nemici, diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Ho detto addio senza di te, alcun bene non ho, custodiscimi, magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me, custodiscimi, mia forza. Yeah.
Preghiamo. O Dio Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata, per Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare. Le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece, gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto. E il popolo temette il Signore e credette in Lui
e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore.
Dal libro del profeta Isaia. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come i giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere, dallo spavento, perché non ti si accosterà. Parola di Dio. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e aumenta il numero dei tuoi figli,
perché la Chiesa veda realizzato il disegno universale di salvezza nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato, per Cristo nostro Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria, 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 gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo, o Dio che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siano sempre fedeli al tuo servizio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio che è in Lui e che in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato,
Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così, anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Vangelo secondo Marco.
Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?» Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». Parola del Signore. Ode a te. Cari fratelli e sorelle, quello che stiamo vivendo in questa celebrazione così suggestiva viene da un fatto accaduto 2000 anni fa, nel quale noi abbiamo riposto tutta la nostra fede. Siamo cristiani per questo, crediamo nella resurrezione di Gesù. Crediamo che Gesù non è rimasto, come capita a tutti quanti gli altri uomini e donne di questo mondo, nel sepolcro, ma è stato elevato a nuova vita. Non è tornato semplicemente alla vita precedente, come era accaduto ad esempio a Lazzaro, al figlio della vedova di Nain, per un miracolo di Gesù, ma poi sono morti di nuovo. È stato elevato a nuova vita. Quel corpo immolato sulla croce è ormai un corpo del tutto spirituale, che ha la sua densità umana, ma al tempo stesso è un corpo che vive nella gloria. È quello che alla fine dei tempi succederà anche a noi, se saremo stati davvero discepoli di Gesù. Dunque un dato straordinario nella storia dell'umanità, è un dato che deve essere accolto con tutta la nostra fede. Su questo poggia tutto. Paolo ebbe a dire: se Cristo non fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana. Noi dobbiamo credere a questo fatto. È un fatto che dona luce nuova su tutta la realtà del mondo e tutta la storia dell'uomo. Questa liturgia, lo stiamo vedendo, è ricca di simbolismo. Abbiamo cominciato con il fuoco nuovo e da questo fuoco vivo, che non è un fuoco distruttore, ma un fuoco che dà luce, che riscalda, abbiamo acceso le nostre candele e dopo tutto è diventato luce. È un cammino di fuoco e di luce
che culmina nella risurrezione di Gesù. E tutto questo illumina la nostra esistenza. Proviamo a vedere alcuni punti decisivi in cui la nostra esistenza è illuminata dal mistero della risurrezione, perché se siamo davvero credenti, poi questi punti devono diventare il nostro modo di concepire la vita e il nostro modo di viverla. Il primo punto, abbiamo ascoltato il racconto della creazione. C'è nella risurrezione un annuncio. È bella la creazione, ma è ancora più bella la nuova creazione. Qual è la creazione? È quella che tutti quanti noi siamo e viviamo, quella che il racconto simbolico della prima pagina della scrittura ci racconta. Dio ha fatto tutte le cose, le ha fatte sorgere dal nulla con la sua sapienza e la sua potenza, e le ha fatte belle, perciò si chiama la realtà del mondo cosmo, cioè una realtà bella, ordinata, e noi dobbiamo imparare anche a sentirla così e a viverla così e a non devastarla, a non sciuparla come tante volte siamo tentati di fare. La vita è bella, il mondo è bello e per questo lo dobbiamo coltivare, custodire e far crescere. E dunque accoglienza della vita e promozione di tutto ciò che è bello nel mondo materiale, nel mondo animale, nel mondo umano. Tutto è bello quello che è uscito dalle mani di Dio. Ma più bello ancora è quello che Gesù è venuto a portarci, venendo dall'Eterno in mezzo a noi, il Figlio Eterno fatto carne. Che cosa ci ha portato? Per dirla con una sola espressione, la prima creazione ci ha fatti creature, cioè ci ha dato la vita, l'esistenza in rapporto a Dio, creatore. La seconda creazione ci fa figli, è qualcosa di più, è qualcosa di più bello, di più profondo. Il Dio non si è accontentato di darci un'esistenza, ed è già tanto, ma ci vuole parte integrante della sua vita divina. Noi che da noi stessi siamo nulla, siamo portati con il Figlio Gesù, con il Figlio risorto, all'altezza di Dio. Oggi non potremo avere la celebrazione dei battesimi perché il modo contenuto con cui dobbiamo celebrare non ce ne dava i tempi. Abbiamo dovuto rimandarli, i battesimi dei nostri catecumeni, a domenica in Albis. Ma sarebbe stato bello averli. Dopo l'acqua ci ricorderà il nostro battesimo. Noi siamo stati tuffati in Gesù, nella vita del Figlio, e per questo siamo diventati figli, uomini risorti come Lui. Un secondo punto che viene illuminato da questo mistero, il tempo. Noi viviamo nel tempo e lo viviamo in maniera diversa a seconda di come la nostra psicologia lo sente. Nel passato i tempi venivano sentiti in maniera molto più lunga, la vita magari era più breve, ma si sentiva che le cose erano molto lente, si viveva per secoli. Oggi il tempo è diventato rapidissimo, siamo nell'era della tecnica, i sociologi ci dicono, quelli che studiano questa realtà, ci dicono che un anno di oggi, nella psicologia di un giovane ad esempio, abbiamo alcuni giovani che ci stanno aiutando ad animare la liturgia, ecco, nella psicologia di un giovane ne rappresenta tanti di anni, non uno solo, perché tutto cammina a rapidità veramente vertiginosa. E però c'è un grande rischio che noi corriamo, che perdiamo il senso del tempo. Rischiamo di non avere più un futuro davanti a noi, non sappiamo più dove va questo tempo. Si corre vertiginosamente, ma per andare dove? Ognuno di noi se lo chiede e questo rischia di essere un interrogativo sempre più vuoto, perché siamo nel tempo in cui non c'è più il senso della verità e delle certezze, non c'è più futuro e più ancora non c'è più elevazione dello sguardo all'Eterno,
perché ci accontentiamo del nostro tempo, ci accontentiamo delle nostre giornate, salvo poi essere tanto delusi e frustrati quando ci accorgiamo che il tempo passa e la nostra vita non è eterna. Gesù ci è venuto a dire invece che c'è l'eternità. Egli è venuta a testimoniarcela e a darcela. Con la sua risurrezione egli riempie di eternità il nostro tempo, sicché noi sappiamo con la gioia della fede di poter vivere questo nostro tempo, pur limitato, con una proiezione che ci fa vedere un futuro davanti a noi, perché Gesù è il traguardo stesso della storia e ci fa guardare poi all'eternità di Dio come qualcosa che riempie la nostra vita. E dunque siamo davvero incaricati, come credenti in Gesù, come discepoli di Gesù, di convincere anche, di aiutare almeno i nostri contemporanei a convincersi che il tempo non è qualcosa di banale. Il tempo racchiude il segreto dell'eterno, naturalmente a condizione che apriamo il cuore alla parola di Dio e accogliamo nella nostra vita il mistero della resurrezione di Gesù. E infine, l'ultimo punto, quello decisivo, perché si tratta dell'incubo della nostra vita, che in questo tempo così faticoso sta diventando veramente ossessivo, perché ogni giorno persino ci vengono dati i numeri. Lo sappiamo, la morte appartiene alla nostra esistenza. In realtà la Scrittura ci spiega che non appartiene al disegno originario di Dio, perché il disegno originario di Dio era soltanto la vita. La morte si è introdotta nel mondo con l'inganno diabolico, è il peccato che l'ha introdotta, e questo vuol dire che ce la siamo dati da sola, da soli, la nostra condanna, che ci siamo chiusi dentro le nostre tombe. Cosa viene a fare Gesù in mezzo a noi, nascendo nella nostra carne mortale, morendo con noi e poi risorgendo? Viene a schiudere le nostre tombe, non soltanto la sua. Noi siamo fatti per la vita che non muore. E dunque dobbiamo essere gli apostoli della vita. Dobbiamo far sentire a tutti che la morte, da quando Gesù l'ha vinta, è diventata un'altra cosa. Cosa è diventata? Qui ad Assisi abbiamo un maestro che ce lo spiega. È diventata sorella. È diventata il passaggio all'eternità. È diventata, certo, una cosa che in sé resta brutta, che noi non possiamo desiderare, dobbiamo fare tutto il possibile per evitarla e, quando è possibile, anche con i nostri rimedi, e lo stiamo facendo in questo periodo, dobbiamo cercare di allontanarla da noi, però sapendo che quando viene il nostro momento, questo non è il momento della fine di tutto, ma è il momento dell'inizio, della fase definitiva della nostra vita. Perché Gesù ha messo nella nostra vita il germe della risurrezione. E allora, alleluia, non abbiamo potuto cantare con tutto il fervore con cui andrebbe cantato l'alleluia, perché siamo costretti a cantare anche in mascherina, e tutto questo modo di vivere anche la celebrazione liturgica della veglia risente un po' di tutto questo, ma oggi dovremmo esplodere in un grande alleluia, perché davvero è grande questo mistero e noi abbiamo la gioia di aver aperto il cuore alla resurrezione e dunque ci dobbiamo sentire risorti. Cari fratelli e sorelle, stiamo soffrendo in questo periodo. Ancora ieri sera ho dovuto partecipare a un momento della vita cittadina in cui tanti nostri fratelli e sorelle hanno voluto raccontare la loro sofferenza. E noi siamo dentro questa sofferenza, non stiamo fuori, non stiamo lontani. Da credenti dobbiamo sentirci solidali e dunque camminiamo con tutti quanti gli altri. Però portiamo dentro questa sofferenza il senso della speranza cristiana, perché con la resurrezione di Gesù tutto riparte
e tutto può ripartire se abbiamo dentro questa forza, altrimenti ci sentiremo così abbattuti e di fronte alle difficoltà che indubbiamente oggi sono cresciute, forse non ce la faremmo. E allora coraggio, auguri, buona Pasqua, cioè buon passaggio alla vita di Gesù. Cerchiamo di vivere questa festa anche nei modi contenuti con cui ci è consentito, cerchiamo di viverla però con l'esplosione di vita nel cuore. Esplosione di vita 2000 anni fa, esplosione di vita oggi, perché Gesù, lo dice la lettera agli Ebrei, è lo stesso ieri, oggi e sempre. Viva Gesù risorto, alleluia, tanti auguri cari fratelli e sorelle, che possiamo davvero riprendere il nostro cammino e testimoniare la gioia di una vita nuova. Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su quest'acqua battesimale perché coloro che da essa rinasceranno siano resi in Cristo figli adottivi. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare e anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine nella pienezza dei tempi il tuo figlio battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo, innalzato sulla croce, versò dal suo fianco sangue e acqua e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli «Andate, annunziate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo, infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura». Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale, per Cristo nostro Signore. Per la grazia del mistero.
siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna. In Cristo Gesù, nostro Signore. Fratelli e sorelle, illuminati dal risorto, luce del mondo, siamo chiamati a splendere davanti all'umanità che cerca vita, pace e gioia. Consapevoli di questa responsabilità, con cuore grato, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Ricolma di grazia la tua Chiesa, che accoglie con rinnovata esultanza l'annuncio della resurrezione del Signore. Offra la luce pasquale ai cuori smarriti e tribolati. Noi ti preghiamo. Benedici il Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, e tutti i pastori della Santa Chiesa. Attingano dalla celebrazione della Pasqua nuovo impulso per il loro servizio. Noi ti preghiamo. Alleluia.
estendi il dono della pace a tutti i popoli della terra, dove regnano guerra, violenza e terrorismo, possano rifiorire vita e speranza. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accompagna i catecumeni che riceveranno i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Portino nella Chiesa il dono di una rinnovata giovinezza e siano coraggiosi testimoni della fede. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accogli il desiderio di noi qui riuniti, la luce nuova che in questa notte santa ha diradato le tenebre del peccato e della morte, ci guidi sempre nella via della carità. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Nella morte, in cui l'amore ha trionfato sul peccato e la morte è stata vinta dalla vita, ascolta con benevolenza, o Padre, la preghiera di questa assemblea e le intenzioni che ciascuno custodisce nel cuore per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome e delle nostre di tutta la sua santa Chiesa. Con queste offerte accoglio, Signore, le preghiere del tuo popolo
perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine la tua gloria. Veramente sei santo tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore.
acclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Rufino e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso, nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, e l'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il regno, tua la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
con uno sguardo gioioso e fraterno scambiamoci il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali, viviamo concordi nel vincolo del tuo amore per Cristo nostro Signore. Auguri vivissimi, cari fratelli e sorelle, voi che siete presenti, ma anche a quanti ci stanno seguendo attraverso il canale televisivo di Maria Vision. Non abbiamo troppo tempo per stare insieme, anzi dobbiamo probabilmente stare ai tempi del coprifuoco, ma in questa benedizione raccogliamo davvero tutta la grazia che abbiamo ricevuto. Coraggio, andiamo avanti. Il Signore sia con voi. In questa notte santa di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia di peccato. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Prendiamo. Quanti. Questa è la notte del Cristo risorto. Santa Pasqua a tutti. Questa è la festa dei cristiani. Questa è la causa della gioia dei cristiani. In questa notte Cristo risorge. Cristo ha vinto la morte ed ha cambiato per sempre il destino dell'umanità. E finisce qui questa lunga settimana con noi di Maria Vision, le nostre dirette. Abbiamo assistito a tutto il triduo pasquale, anzi siamo partiti dalla Santa Messa Crismale per poi vivere la passione di Gesù e questa sera esplodere nella gioia di Cristo risorto. Questa è la festa dei cristiani, Cristo è risorto, Cristo è risorto. Ed è questo il motivo per cui ogni cristiano è invitato a portare la gioia, quella gioia che non c'è dolore, non c'è disperazione nella vita, perché Cristo ha vinto ogni cosa. E con questo spirito tutti noi dobbiamo affrontare le difficoltà, anche quelle più difficili, anche questo periodo così complicato, perché Cristo ha vinto tutto, Cristo ha fatte nuove tutte le cose, Cristo è risorto. Bene, cari amici, grazie per essere stati con noi, vi ringraziamo per questa lunga settimana santa,
così particolare, e auguriamo a tutti voi che siete in collegamento con noi una santa Pasqua in Cristo risorto. Buona Pasqua da Maria Vision.